Cari amici tutti, ciao, buona serata. Oggi 1° maggio e ho voluto fare una prova che sicuramente per la legge è un controlegge, perché non fa pagare le accise, però io tengo la cappa dura e la voglio vedere chiara. Questo qui che vedete è un contenitore di olio fritto che veniva buttato via. Allora ho detto: aspetta, prima di buttarlo via voglio fare una prova. Guardate un po' come fare il biodiesel e ho pensato di fare una prova. Vedete nel fondo che si deposita quella specie di coso marrone lì. Io non ho fatto però la prova di scaldarlo a 50 gradi, l'ho lasciato normale per vedere cosa succede. Ho usato 2 cucchiaini di soda caustica, l'ho miscelato con del vecchio alcol che avevamo lì quando si facevano ancora le macchine, ma voglio provare con l'etanolo, cioè con l'alcol, quello che si compra in supermercato, quello rosso. E adesso praticamente sto filtrando. Adesso questo sarà da rifiltrare, eh? È solamente una, voglio levarlo da questa confezione. Adesso lo faccio giù con come qui la gommina, questa gommina qui, l'ho, come si può vedere, l'ho mantenuta in altezza circa 2,5 cm, 3, forse qualcosa di più, per fare in modo che non mi tiri su anche quella roba là sotto. Forse dovrei bastare di più, non lo so, forse queste sono prove, tanto l'olio, ripeto, da buttare via. Adesso proverò poi a fare un'altra volta la miscela, di ricaricarlo una volta pulito, così se mi fa altro deposito provare a rimiscelarlo con l'alcol e la soda caustica, poi sbattendo per vedere se forse era poca la soluzione, forse doveva venire più limpido, forse ci voleva più soluzione, non lo so, sono tutte prove che sto facendo. E dico solamente: quando buttate via l'olio tenetelo, perché può servire. Ecco, quella lì era la confezione originale, che fa il residuo della roba da mangiare, si vede, no? Adesso io dopo questi butterò via dove aveva buttato l'olio. Vediamo un po' che cosa succede. Questo dovrebbe essere il biodiesel. Adesso lo faremo rifiltrare, proverò a scaldarlo stavolta, proverò a fare questa manovra qui. Poi vi aggiorno. Se funzionasse con l'alcol normale, è un'idea, perché a volte in cucina si butta via tutto quest'olio, che oltretutto va anche a inquinare, tanti lo buttano nei tombini, è una roba fuori di testa. Invece così fate un accumulo su una tanica, quando avete la possibilità di fare un certo quantitativo, dopo ormai sarà da calcolare le dosi, vediamo un po' anche con le dosi. Adesso strada facendo, proviamo a buttarci in questa avventura. Naturalmente, ripeto, questo è un discorso che per la legge è un controlegge, perché la legge ti attacca queste famose accise, che ormai stiamo pagando le accise anche alla Madonna, ormai è ora di finirla con queste accise, rotti maroni, perché ormai non si gira più questo cazzo di diesel, costa una follia. E perciò vi avverto già da oggi che sono solo prove che farò, che le metto poi dopo, ognuno è libero di fare, di gestirle, di non realizzarle o quant'altro, mi frega un cazzo. Naturalmente i video sono sempre disattivati, perché questo è un andare contro i signori petrolieri, ma sarà poi il carburante del futuro, perché questo è un olio naturale, mi sembra che fosse olio di girasole questo che mi hanno dato. Boh, vabbè, insomma, vediamo, qualcosa succederà, no? Proveremo a vedere che cosa riusciamo a fare. Qui non è che si guadagna chissà che cosa, però quei 30-40 km si fanno, buttali oggi, buttali domani, fine anno ne hai fatti 500-600, diciamo così. Vabbè, ok, un saluto a tutti, la buona giornata. Dimenticavo, un saluto anche a quei stronzoni dei troll, tanto quelli rompono sempre i coglioni. Ok, ciao ciao, buona serata, ciao.